Amici di milan.soc ben ritrovati, eccoci di nuovo insieme sul primo canale dedicato al Milan e invece se volete... Guardare il secondo canale dedicato al Milan sotto link in descrizione. Milan futuro. Bene, e ci sono delle novità, eh, perlomeno delle dichiarazioni, ma siccome siamo abituati, siamo abituati a dichiarazioni che poi purtroppo non trovano uno sfogo reale, allora cerchiamo di prenderle per quello che valgono. Prima però di cominciare, vi ricordo l'iscrizione al canale, il like a questo video e l'attivazione della campanella, mi raccomando. Dunque, 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 dunque c'è un, una questione molto importante che è il tempo. Il bene più prezioso il tempo e anche nel calcio il bene più prezioso è proprio il tempo. Ecco, quello non puoi acquistarlo. Non c'è prezzo, mh? non c'è scambio, non c'è moneta che possa ridarti un secondo della tua vita. Ma siccome non facciamo filosofia su questo canale, <coughs> ci limitiamo a parlare del tempo, limitatamente alle questioni di campo. Il 30 agosto chiude la sessione estiva del calciomercato e il Milan oggettivamente non ha proprio acceso la fantasia dei, no dei tifosi. Di ness probabilmente nessuno di noi. Questi amichevoli, prendiamole per quello che valgono e non sto facendo passi indietro rispetto ad una fiducia a tempo, cinque partite, mister, chi segue il canale lo sa, ma è una questione proprio di logica. Seguitemi il ragionamento. Noi abbiamo tanti problemini, tanti problemoni, ma uno in particolare. La difesa sì, d'accordo, no, uno in particolare. Ci vuole un mediano in mezzo al campo che fa legna, uno che si chiami che sì. Uno che si chiami Tonali, ma questi questo qui, noi lo dobbiamo considerare prioritario, è al centro è al centro del nuovo progetto sportivo Milan della stagione 2024-2025. Io penso che il buon Fonseca stia tutti i giorni a controllare il proprio smartphone se c'è una mail. O se c'è una chiamata un Whatsapp, chiamatelo come volete da parte della società che gli dica ti abbiamo preso. E io su, su un nome non transigo. E il nome è Fofanà. Ora possiamo fare altri 100 nomi. Ma tu non puoi trattare un giocatore come fatto per Zerze per tanti mesi e poi accorgerti che sei distante. 15-20 milioni, perché due sono le cose: o sei un arrogante e mi rivolgo a Furlani e Company, o voi siete arroganti <coughs> e pensate di andare lì a casa degli altri a prendere dei gioielli a prezzo non di costo, di sottocosto. Oppure siete troppo inesperti, ma qui non è una questione di esperienza. Se io facessi il direttore sportivo del Milan e non c'è un direttore sportivo del Milan, beh, magari non avrei nessun tipo di contatto, avrei grosse difficoltà, più o meno quello che Furlani e Moncada hanno. Ma nel momento in cui io so che c'è una lista, e in questa lista mi dicono che ci sono tre giocatori, di cui uno costa 50 milioni, uno 25 e uno 5, e io in mano ho. 25 milioni, prova a trattare quello da 25 per risparmiare, ma non posso andare a prendere quello che costa il doppio. Ora in tutto questo, il progetto sportivo che inizia tra qualche ora, cioè tra qualche ora valgono i punti, eh? poi quando a maggio vedremo che non abbiamo vinto lo scudetto per 3-4 punti, eccoli qua, eh? ricordiamocelo. Ora, quel giocatore tu lo dovevi andare a prendere? Il primo giorno di mercato <ride> lo devi andare a prendere a luglio, ma non pensare che il mercato è lungo e posso aspettare fino al 30 agosto, come dice il Furlani, perché non è così, non puoi aspettare fino al 30 agosto, perché hai giocato già due partite, tre, ora che prendi gli schemi, entra in circolo, in circolo tutto quanto il sistema, arrivi quando? Quando hai fatto 4-5 partite, tu mi vuoi dire che con questa squadra quelle 4-5 partite le possiamo vincere, ma non è quello il principio. Non è quello, perché poi tutti i giocatori si dovranno riadeguare a nuovi schemi di gioco. Allora la questione si muove in questi termini: noi è vero, abbiamo preso due buoni giocatori. Abbiamo preso Alvaro Morata, benvenuto. Abbiamo preso Streichsha. Pavlovic stra benvenuto, non perché uno è benvenuto e uno stra benvenuto, benvenuti e stra benvenuti a tutti e due, però questi hanno sostituito di fatto Olivier Giroux e Simon Kier. Mm? Oddio, Olivier Giroux per me è eh, uno che fa reparto, Morata qualcuno mi dice leggermente più forte, di solito lo dicono gli interisti. No, Morata eh, non è più forte di Giroux, Morata deve dimostrare tutto perché può essere molto più forte, può essere uno che viene come venne l'Ilo Juventino di cui non mi ricordo il nome e poi si è decurtato lo, lo stipendio, di là segnava che Dio la mandava e di qua non fece un gol. In questo caso bisogna vedere, Giroud invece era una certezza, purtroppo gli anni passano per tutti, dall'altra Simon Kier che purtroppo invece eh, non era più quello dello scudetto, eccetera, eccetera. Abbiamo perso Zerzé, e questo è un altro problema serio perché era lui, forse non dico quello che, che poteva fare legna, però su cui far girare il perno e da lì ci siamo persi. E da lì ci siamo persi. Ci siamo persi perché abbiamo iniziato a contattare tanti giocatori, e alla fine ci siamo fermati ad Emerson Rojal, che è il prossimo che dovrebbe arrivare, oltre quelli che ho già detto. Io non so chi arriverà. Eh? Io spero, perché poi, tra l'altro, questa storia con Manchester United mi fa impazzire. Noi siamo il Milan. E ogni volta che abbiamo un giocatore sotto le mani ce lo facciamo sfilare dal Manchester United. Cioè queste cose una volta, visto che tu ti definisci Berlusconi 2.0, caro Cardinale, non accadevano, ma non sarebbero mai accadute. Ma queste cose non sarebbero mai accadute. E allora adesso vediamo perché il fatto di Fofana che, che possa andare al, al Manchester United, quindi Zerze e Fofana, che erano i nostri primi due obiettivi. E noi non siamo riusciti, ora ci dobbiamo dobbiamo ripiegare su Manuconè del Borussia Monk, Monk Blank, e noi non siamo riusciti a tutelare o a portare a casa nessuna delle prime scelte. Questo è un problema. Ma non è un problema perché noi non riusciamo a prendere una prima scelta. È che io mi chiedo: ma quando fate quelle riunioni inutili dentro agli uffici e mettete giù mettete giù i nomi? Ma vi rendete conto di quanto lontano siete? Allora perché andate a perdere tutto quel tempo? E soprattutto perché vi sputtanate così agli organi di stampa o poi sui social network? Perché dite vogliamo Zirze e poi avete perso Zirze e eravate lontanissimi? Vogliamo Fofanà e poi siete lontani da Fofanà tanto? Sono 10 milioni, 10 milioni per voi non sono niente niente e adesso noi aspettiamo 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 perché molto probabilmente ci dovremo riaccontentare della seconda, terza scelta non c'è fretta come fa a non esserci fretta? come fa a non esserci fretta? perché non è una sostituzione come posso dire eh, semplice è un perno Dovevamo riportare a casa Tonali, dovevamo prendere Fofanà, ma queste sono tutte, eh, ve lo dico ragazzi, eh, perché il minimo di entratura, un di entratura ce l'hanno tutti gli youtuber. Eh. Queste sono tutte trattative che sono state in agenda dei nostri dirigenti. E non siamo riusciti a portarne a termine una, Una. allora il Milano è colpa sorpresa. Ma quando parla di Milan colpo a sorpresa, perché l'avete sentito anche Ibrahimovic, noi andiamo a lavorare sui dettagli, ma quali dettagli? Prendiamo nomi che gente, eh, come che ha detto, ah sì, tutti parlano dei soliti nomi e poi arrivano altri, quindi Milan colpo a sorpresa, ma quale sorpresa? La sorpresa è quando si va verso l'alto, non quando si va verso il basso. Perché se tu mi porti da un fofana, adesso non voglio nemmeno troppo esaltarlo perché non stiamo mica parlando di Riccardino Cacà, ma quando tu da un fofana mi vai a scendere minimo verso conè, speriamo, se non ancora magari viene fuori qualcun, qualche talento della serie B, allora quale sorpresa è? La sorpresa è negativa. È come quando arrivi il giorno di Pasqua, vedi questo uovo enorme, bellissimo. E tu aspetti che dentro sogni, no? Sogni, i sogni del bambino, che dentro chissà cosa possa esserci: un fortino oppure un'automobile. E poi lo apri e c'è il fazzoletto. Ecco, voi siete la stessa cosa. Voi siete un uovo di Pasqua. Oggi sono arrabbiato con voi. Sono arrabbiato, sono arrabbiato. Ma anche, anche sta cosa: se voi volete prendere un attaccante serio, adesso eh, se non vi sto dicendo che dovevate andare a prendere Osimè che vi ha sfanculato nonostante l'invito di, eh, di Ciucuese. No, ci mancherebbe, non siete all'altezza nemmeno di pensarlo: un Osimè per i soldi che vuole, per i soldi che vale. E lì possono anche essere d'accordo, visto il momento storico. L'abbiamo detto, detto nel video di stamattina, parlando dello stesso Gravina. No, è che voi non avete l'ambizione della vittoria. E questo è il vostro problema. Voi non avete l'ambizione della vittoria. È inutile che Ibrahimovic mi ripete, io sono Superman, io sono Dio, io sono io e tu non sei nessuno, diceva Alberto Sordi, lo diceva in maniera diversa. Però in tutto questo, al di là di tutto, l'ambizione... E allora quando mi venite a parlare di nomi a sorpresa... Io non sono eccitato, sarà. sai quando arrivava, no, arriverà una sorpresa e tu a sognare, no, la vostra sorpresa è che scendete, tum, 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 sempre, tum, tum. Ma allora, eh, chiudo, mi ripeto, ma perché andate a trattare questi giocatori facendovi prendere per il culo da tutte le squadre? Perché poi gira questo nome, eh? gira il nome che voi andate in giro e non avete una lira, quando invece siete l'unico club che ha soldi. Vabbè, ma non importa. Ma se siete dei T-Rex e avete le braccine corte, avete le braccine corte, ma almeno non andate a trattarlo. Siete ricchi, ma non volete andare in boutique? Andate al mercato. Non entrate in boutique e non vi potete permettere niente. Ciao, ragazzi. Ci sentiamo più tardi. Ciao.